Radio Radicale, siamo con Federico Mollicone di Fratelli Italia per parlare delle piazze per la pace che stanno un po' dividendo la sinistra. Allora, il Partito Democratico che insomma non ha accettato, non ha preso bene questa proposta, ha detto che manifesterà davanti all'ambasciata russa per far capire da che parte sta. Gli altri vorrebbero, diciamo, una manifestazione equidistante. Allora, che cosa sta succedendo? Lei come interpreta tutto questo movimentismo di piazza nel nome della bandiera arcobaleno? Che in realtà, fermo restando che la pace la vogliamo tutti, bisogna vedere come la si raggiunge. In realtà noi ci troviamo in un quadrante geopolitico dove una nazione, una volta superpotenza, comunque geopoliticamente influente come la Russia, ha invaso una nazione che non fa parte ancora dell'Europa, ma di fatto, geograficamente ne fa parte e anche come, diciamo, come appartenenza e come aspirazione. E quindi è come avere l'invasore nell'androne del proprio condominio. Quindi se non fermiamo questa dinamica rischiamo che comunque di trovarci la guerra in Europa. Quindi non fosse altro che per una logica geopolitica, ma in realtà c'è molto di più, c'è la difesa dei diritti di un popolo di autodeterminarsi nel proprio territorio, che è quello appunto il popolo ucraino, verso il quale siamo stati subito solidali anche con missioni di aiuto, di solidarietà e quindi non soltanto con il sostegno all'invio delle armi, ma molti di noi sono andati materialmente ai confini a portare aiuti, a esfiltrare donne e bambini e portarle in salvo, quindi è una solidarietà concreta quella che abbiamo espresso noi e attraverso le nostre associazioni di volontariato. Dall'altra parte sta montando un pacifismo strumentale, direi orribile. Perché al di là delle buone intenzioni dei ragazzi, di chi ci crede che la pace si ottenga sfilando per strada con le bandiere arcobaleno, ma in realtà, come giustamente facevano notare molti osservatori, la singolarità delle nostre manifestazioni, a differenza di quelle europee, che almeno sono equidistanti, è che più che la bandiera della pace sono tutti attacchi alla NATO, insomma, non c'è solidarietà con gli aggrediti. Quindi è un fatto strano e non si fanno manifestazioni davanti all'ambasciata russa. Quindi se il Partito Democratico è stato costretto a fare questa scelta, fermo restando che è uno dei fautori dell'invio delle armi che era il governo, quindi è comunque singolare che adesso sposi ancora una volta la doppia morale. Però il fatto che vada almeno davanti all'ambasciata russa a manifestare, almeno cerca di mantenere un minimo di senso istituzionale e difesa degli interessi nazionali. Ma per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Conte, che sono veramente sulla sovranità nazionale, sono veramente carenti. Basta vedere e ricordare quello che ha fatto Grillo e Di Maio con i cinesi, dimostrano una strumentalità assoluta. Vuole dire qualcosa su Conte che insomma ha acceso la miccia di questa iniziativa che è andata in piazza con la CGIL? Allora, lei come lo vede adesso Conte nei panni del novello Berlinguer? Non diciamo, non paragoniamo, diciamo, non facciamo paragoni impropri. Berlinguer, fermo restando la diversità di visione ideologica, insomma, verso la quale siamo lontani anni luce, è stato un grande personaggio, un grande militante politico e va rispettato. Ma Conte è un situazionista, è un personaggio in cerca di leadership o d'autore, faccia lei. E in realtà temiamo che sia anche manovrato perché comunque è un divago nelle posizioni a seconda, è un classico situazionismo che ha provocato il fallimento clamoroso del Movimento 5 Stelle. Questo movimentismo situazionista, direi social istantaneo, che cambia idea e opinione a seconda della convenienza del momento senza capire che un leader, un movimento politico come ha fatto Fratelli d'Italia, deve avere e deve dare degli indirizzi valoriali e degli orientamenti assolutamente valoriali. Poi c'è il tema storico del movimento pacifista, verso il quale bisogna fare attenzione perché consapevolmente o inconsapevolmente, io credo inconsapevolmente, ma sicuramente nel passato, nella storia italiana, consapevolmente, il movimento pacifista, il famoso movimento pacifista degli anni 80 contro i missili di Comiso e contro gli euromissili, è dimostrato in atti della Commissione Mitrokhin, nel quale io sono stato consulente per 5 anni,
e ho studiato le carte con Fragalà. Con Fragalà, l'indimenticato capogruppo di Alleanza Nazionale, e ho potuto leggere le carte dei servizi che sono negli archivi della Camera e del Senato, che dicevano che, appunto, che il movimento pacifista era sovvenzionato dall'Unione Sovietica in funzione anti-americana. E bisogna ricostruire quella storia, quel periodo, lo fa Gardner nel suo libro, l'ex ambasciatore americano durante quegli anni a Roma in Italia. Mission Italy. Esatto, molto interessante, e lo fa anche con altre interviste, dove dice proprio che la scelta dell'Italia di aderire agli euromissili a Comiso e in generale delle altre nazioni europee anticipò e portò e costrinse l'Unione Sovietica al disarmo e quindi al collasso poi dell'Unione Sovietica nell'89. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità come sempre, grazie a Federico Mollicone di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.